personaggi più longevi, insieme alla signora Carmela, sono i pilastri. Pronto? Pronto, buongiorno, ci sta Sintra, che fa piacere, buongiorno. Senti, tu chi sei? Signora, non mi preoccupate, insomma, Stanillo, un provocatore, buongiorno. Innanzitutto scusate dell'orario, stavate dormendo? No. Ah, ma amore di, mi si mai permesso di chiamare in orari? No, aspetta. Io sono mattinino. Ma voglio scendere il truen. Trocchia, signora. Sì, però pensate che chi è morto. Voi siete la moglie? Sì. Ah, e allora signora, praticamente noi abbiamo 34 sacchetti giumento sul camion, ancora a nome Rabolano, ma però mi porto a voi, così da moglie, scusa. Ma io non ce lo so. Signor, chiedo scusa, io non lo so, perché qua è arrivata un'ordinazione nella ditta. Oh, a nome. Signor, calmate, non vi preoccupate, ma vediamo. Sono 10 anni che è morto. Lo so, signor, può darsi che c'è stato un errore, un attimo su. No, guardate buono, senti che mi ha portato a cazzo, che io non ho figlio. Ma voi abitate in un condominio o in una villetta, signor, giusto per capire? Guardate, ho in condominio, ho in una villetta, non me lo portate da niente perché io non me lo prendo. Allora, signora, io mo sono una persona per bene, anche 65 anni, ma vi dico, se io torno nella ditta che roba un coppo camion, a me o basta mi fa una cazziata, io me lo porto lo stesso. No, ma che lei giumente, mi chiama troppo, scusa. Ma non tenete uno spazio a rama mettere? Non tengo spazio! Signor, ma che è già stato pavato, sono 34 sacchetti! Non ci interessa! Voi... Non interessa lui, a me non mi interessa proprio! Ma voi non dovete cacciare neanche un euro, come ma fa a dire? Non lo voglio proprio! Signora, chiedo scusa se... Senza che parlate, sempre che chiedete scusa, a me la gente non mi serve! Signor, allora una volta che dite questo, io vi porto e vi scarico a casa e basta! Signor, guardate! Perché no. Non è cosa mia, perché se mi tanta voglia. Signor, ma che mi chi ci sta sulla cemento con mi tengono un fare di roba, che a me ma roba che me la sta roba. Ma io non tengo niente a parete, io sto arrivando, 5 minuti e sto sapiando, signore. No. Ma non tengo niente a parete, se tengo un. Signor, ma scusate, ma almeno per una nicchia, un domani, una cappella, una cosa. Non mi serve! Ho capito, ma è una roba che me la sta. Non mi serve! Signora, io non voglio. Ho saggio, signore, che è morto 10 anni fa, ma roba c'è pure lo stesso, perché ho busto. Non mi interessa, non lo so permettere. Signora, calmiamoci. Allora. Non mi calma, io... perché a me non mi serve la cimenta. Ma io tengo pure un bastalone con Pocami, è vostra. Non mi interessa. Ma manca aspetta. Se mi rimuore il marito, non mi ha venuto il cane a 30 anni. Allora signor, un secondo solo, mo prendo nota, allora io vi faccio chiamate, voi vi dite se è vostro oppure no, e poi chiamate ditta e non vi porto, però mi dice questa cosa. Allora, 34 sacchetti di cemento? No. Pronto? Sì. Allora, è da dice sì o no? 34 sacchetti di cemento sui posti? No. Ok, io mo registro, no, ok. Una ambastalota è vostra? No. No, ok. Una spezza casone è vostra? No! No, un attimo che io sto registrando, così io faccio sentire un maschio. Poi abbiamo, allora, 35 quintali di attivo sui vostri? No! Neanche, aspettate un attimo. Un ponte a breve dei vostri? No! Neanche, abbiamo venuto quasi. Un'ambrena pecore a vostro? Non è niente con me! Manca questa qua, e poi l'ultimo, signore, un attimo solo, fate un piripippo a poi, o vostro? Non è niente con me! Signore, però mi dà fare una soddisfazione, ma darà una sacchetta di ciumenti, ma voglio portare una sola. No, perché io non la metto da mettere? Sì, una sola, potete mettere un sotto lì. Non mi interessa proprio! Cioè, non la metti che non fa sta cimento! Magari era appilato un buco, come ci arrivi? Non nessuno buco appilato! Signora, allora, ma una volta che decida così, ti vengo là che puoi scaricare tutto quanto, va bene? Ma sentitemi un po' che a me! Prego! Sentitemi un po' che a me! Prego, signor, sto sentendo! Voglio sapere! Il codice fiscale, tutte cose voglio sapere. Signore, allora facciamo, io vengo a casa vostra e vi faccio vedere tutte cose, va bene? Ma però, senti, vi faccio due carabinieri qua. Signore, lei non mi serve. Voi facciamo due carabinieri perché tengo a buon accompagnamento a nome vostro, voi mettete a fare pure un caffè a questo punto, ci prendiamo un caffè, io scarico tutta la roba e me la vado. Ma io non ho detto a me che non c'è questa roba. Signora, ho potuto pure bene, chi l'ha a fare, come faccio lì? Signor, sono arrivato, 2 minuti, alla vita porta, sono fuori la porta. No, non era la porta, non era nessuno. Allora voi scarica direttamente da fuori. No, non scaricate niente, perché io non voglio niente.
Ma tu? Me ne vado a lui. Ma va, arrivederci. Va bene, a posto. Ma lo sto vedendo, signore, un po' di lì. Mi raccomando, va bene, arrivederci.